pensiamo ognuno a una cosa che non sia materiale, che potrebbe migliorare il nostro giorno, cioè la giornata, per esempio. Se io avessi un po' più di equilibrio nella mia vita, se io fossi un po' più equilibrata, la mia vita migliorerebbe moltissimo. Ci sarà per qualcuno che la puntualità, per esempio, perché gli manca anche la qualità, no? Che altre cose, secondo voi, possono migliorare la vita? La pazienza, in spagnolo per pazienza, la pazienza, altre cose, l'entusiasmo, la fantasia, la fantasia, la curiosità, la curiosità, ancora? La costanza, la confianza, la fiducia, la costanza, in spagnolo, costanza. La gentilezza, in spagnolo, amabilità. Ognuno di voi adesso deve trovare quella parola per voi, che migliora la vostra vita, sarà diversa per ognuno di voi. Ci sarà chi ha molta creatività e ci sarà chi vorrebbe avere più qualità. Ognuno pensa a una parola. Anche due! Quindi adesso vedrai, diventerai ancora più spagnola, perché noi abbiamo due cognomi. Tutti hanno la parola, chi non ce l'ha alzi la mano. Chi non ce l'ha alzi la mano, chi non ce l'ha, aiutiamo. Aiutiamoli. Ti viene solo sonno. Allora, in due energia magari. Da moltissimo, sento che mi bravo, e poi all'improvviso non ho energie, mi sento depressa, e sto così. E quindi la mia vita era questo, sempre. Penso, come sarebbe la mia vita se io mi svegliassi la mattina e fosse più equilibrata, sicuramente sarei una colazione equilibrata, poi tutto così, poi andrei a lavorare e non mi darei completamente. Agli studenti, mi lascio un po' di energia per quando esco, e mi vado a prendere il mio panino, la mia cosa, e mi scrivo, e sono là, e poi torno, tornerei a casa e avrei un sorriso, no? E come andrei a dormire? Andrei a dormire molto meno stressata, sicuramente. Però seria una vita da sapere. Pensiamo, ognuno prende la sua parola e pensiamo, come mi sveglierei se io fossi più... Ok? Ok? Come mi sveglierei? Come mangerei? Come lavorerei? Quando sono in vacanza, per esempio, questa cosa mi aiuterà di più questi giorni. E lo penso che sì. Insomma, come andrei a dormire la fine della giornata? Okay. Adesso immaginiamo che io, questa parola, per arte di magia, è diventato il vostro cognome. Io non mi chiamo più Inés della Chiesa di Santa Barcellona, mi chiamo Inés Equilibrio. E Inés Equilibrio cammina così. Come camminerebbe per esempio Inés Pazienza? Come camminerebbe per esempio in flessibilità? E adesso andremo tutti là e prima di tutto vi insegnerò a camminare.
certo che cerchi o non dovrei fare, se non si esatto. Quindi due cose. Quando io alzerò la mia mano, la prima persona che mi vede alzare la mano farà lo stesso. In quel momento, qualsiasi cosa stiamo dicendo, io vedo una mano alzata, alzo la mano e ho visto tutto. E crea un silenzio in meno di 3 secondi. Ok? Se lo fate così. Bene. E la seconda cosa. Adesso cammineremo nello spazio. E cammineremo nello spazio andando lì dove c'è un buco. Quindi non facciamo i giri come nelle carine carceri così. Andiamo, cambiamo, andiamo di qua, andiamo di là. Immaginiamo che questa è una zattera, che siamo sull'acqua e che se stiamo tutti da un lato la zattera fa così. E quindi camminiamo con lo sguardo aperto, non guardiamo nessuno, non andiamo a dire noi andiamo e dobbiamo sentire, abbiamo occhi dappertutto, abbiamo occhi così. Camminiamo e cerchiamo, il nostro scopo è camminare e muoverci semplicemente. Quando io andrò, come la cosa della mano, appena vedete, uno vede che il fermo si ferma, appena uno vede che il fermo si ferma e ci fermiamo tutti, questo è un esercizio di ascolto. Di ascolto con gli occhi, ma di ascolto. E quindi la prima cosa che facciamo, adesso io raccolgo il cavo, se no, e cominciamo a camminare in tutti i sensi, occupando gli spazi. I limiti sono sempre queste colonne e diciamo l'arco in forma, no? Camminiamo, camminiamo, non guardiamo nessuno, veramente camminiamo, deambuliamo normalmente. E adesso lo facciamo a velocità 7. 7. E se uno di voi si vuole fermare lo fa, e quelli che stanno attorno si fermeranno. C'è poco ascolto, ci abbiamo messo almeno 10 secondi a fermarci. Ok, ripartiamo a velocità 3. Se uno di voi ha l'iniziativa di fermarsi, perfetto. Adesso riprendiamo il nostro cognome, ok? Riprendiamo il nostro cognome. E siccome siamo tutti insieme, tutti contemporaneamente, e nessuno guarda nessuno, proviamo a camminare, troviamo il modo in cui secondo voi camminerebbe Marco flessibile. Marco flessibilità o non lo so. Pronti? Via! Che fai? Uno di voi si ferma. Ok, io adesso toccherò nella spalla di qualcuno di voi e solo quella persona cercherà di muoversi nello spazio. Secondo voi il cognome di Tommaso è? Tommaso, cerca di entrare, cerca di entrare. Ok. Guardiamo Tommaso. Qual è il cognome di Tommaso? Direzione. Lungimiranza. Speranza. Ecco, abbiamo indovinato qual era, Tommaso? Sicurezza. Ok, copro un'altra spalla. C'è un'altra persona che cammina tra di voi. Si chiama? Legge. Ok, siccome io prima di tutto sono insegnante di spagnolo e non lo posso evitare, una situazione così, tante persone meravigliose che amano le lingue, io devo aspettare. E allora adesso ti voglio insegnare, come sarà, anche perché qua c'è stata molta informalità. No, vi insegno a presentarvi in modo
modo formale, siccome stiamo parlando di nome e cognome, chiaramente ci presenteremo in modo formale, no? Mediamo in es equilibrio. Mediamo in es equilibrio. Cioè, mediamo. Posso sentirlo? Mediamo. L'altra persona risponde: encantado se maschio, encantada se femmina. Mediamo. L'altra persona dice: encantada. E poi la prima persona dice: e usted, come si chiama? E usted, come si chiama? Ok, mediamo in ese equilibrio. Encantado, encantada. E usted, come si chiama? Ok, allora riprendiamo a camminare come stavamo facendo, perché dobbiamo far vedere bene il nostro cognome. E quando incontriamo una persona simpatica che ci va di presentarci, diamo la mano e facciamo: mediamo Giovanna Allegria. Encantada, encantado. E usted, come si chiama? Pronti, via. Hola, estamos pagando la vida. Mi piace lo spagnolo, mi gusta lo spagnolo. Muy bien, vale, bajamos la mano. Eso Dios es, y es fantástico. Vale, pues vamos a recordar las palabras en español que hemos oído. Habíamos dicho paciencia, ¿qué más? Equilibrio, confianza. Okay. Allora, una volta che ho fatto un'attività per i nomi, poi rifletteremo un po'. Ci metto un po' di magia. Diceva Alan l'altro giorno che se riuscivamo a passare dall'altro lato, tutto era possibile. Io lo chiamo come passare attraverso lo specchio di Alice. Ed è incredibile, si può fare. Si può fare in tanti modi. Uno dei modi più veloci è grazie alla musica. Si passa dall'altro lato, così. E allora vi propongo un'attività che è una delle mie preferite. E la ripeto spesso nei laboratori che faccio, prima di tutto perché siete inutili. Quindi dicono che cavolo abbiamo fatto qua così. Però so che vi piacerà. So che vi piacerà. Per fare questa attività, io normalmente mando in classe delle palline colorate bellissime di quelle di Guatemala. Però alcuni insegnanti hanno detto, ma io non ho queste belle palle che c'hai tu. Quindi io vi ho preparato, come faccio per i miei studenti, una tizia del trabajo. Una tizia del trabajo che ha anche una parte giù per ritagliare, per usare, per fare la pallina. Così facciamo anche gli ecologisti. Quindi io adesso, che siete volentieri, vi darò le fotocopie. Ognuno di voi ritaglierà a mano questo foglio. Lascerà il foglio, per esempio, sopra il piano per voi riprenderlo, perché ci serve per lavorare. E con questo pezzo di carta... prima faremo le coppie, ci serve una coppia per fare questa attività. Io non voglio che sia una coppia a caso, voglio che vi trovate una persona speciale, bella, con la quale vuole fare questa cosa. Se una persona, guardate, io potrei. Allora, prima di tutto vi trovate una coppia, ok? Vi trovate una coppia. Dopo ritagliate. Le fotocopie vi verranno di qua, si tagliate col pezzettino e ogni coppia ha bisogno solo di una pallina, per cui l'altro pezzettino che avete tagliato lo lasciate qui e poi servirà per un'altra cosa. Okay? Allora, fotocopie, assistenti, cominciate a prendervi per mano di due in due, voglio tutti i coppi qua. Allora voglio le coppie con una pallina per coppia. E il resto del caso lo prendiamo ancora.
ragazzi, anche voi in calendario, vi dovete fare in modo che tutti vi potete vedere, perché vi devo dare l'esempio. Quindi fate un corso, sì? E io mi prendo un antico allievo che è venuto in un altro corso che ha fatto la pratica per fare l'esempio. Fabrizio, fate il tuo cognome, Fabrizio? Adesso? Sì? Fabrizio Costanza. Fabrizio Costanza, vi presento Fabrizio Costanza. E fantastico. Ok, allora, guardate. Faccio il cinema, dove sta la vostra pagina? Questo è l'esercizio di fiducia nell'altro. Io con le mie attività cerco di creare ponti tra i miei studenti. Ma ponti che possono rimanere indistruttibili perché sono legati a un momento speciale. Quando io lavoro molto con gli esercizi di fiducia, lavoro molto con Augusto Boari, io vi consiglio di comprare questo libro della Meridiana che si chiama L'arcobaleno dei desideri. Ci sono tante attività per lavorare la fiducia e l'ascolto nell'altro, no? E questa non sono sicura se è di Boari o alla fine l'ho trasformata, alcune cose mi sfuggono ormai. Credo di averlo imparato in un laboratorio teatrale che ho fatto di Teatro dell'Oppresso di Boari. Una premessa, mi sono dimenticata di dirvi una cosa: io non ho mai fatto teatro professionale, mai in vita mia, e non mi piace. Non sono mai salita su un palcoscenico e tutte le cose che faccio sono esperienze che ho vissuto personalmente, perché a me piace fare corsi, ma per crescita personale. E quindi diceva l'altro giorno Alan, i corsi di clown, io il clown proprio pagliacci, mi è mai piaciuto. Ma ho capito che si fa un lavoro personale incredibile e che riesce alla fine a trovare il meglio di te. E quindi io sono andata lì a fare clown e adesso gli studenti ogni tanto portano il naso, perché è veramente incredibile il lavoro di ascolto che si fa con questi esercizi. Quindi comunque torniamo a Boari. Boari prepara i suoi attori nella fiducia, perché poi li mette in situazioni molto pericolose, li porta in mezzo alla strada e fa teatro invisibile. E quindi questi esercizi che vi propone sono molto profondi. E io sono questa attività che io ho battezzato la pallina fluttuante, in italiano e in spagnolo non viene bene, che fa così: due persone prendono una pallina, non si aggrappano alla pallina, così, semplicemente così e l'altra persona così, no? Vedete? Andiamo a fare allora, mettiamo la mano ben alta, così, vedete? Così, allora, a un certo punto si decide chi comincia a guidare. Allora, prima io guiderò e poi lui guiderà. Avremo 4 minuti di tempo, vi daranno 2 minuti a testa, ok? In questi 2 minuti suonerà una musica. In questo caso Fabrizio chiude gli occhi e io non devo inventare niente, devo solo lasciarmi andare dalla musica, ma soprattutto devo coccolare Fabrizio. Il mio obiettivo è che Fabrizio viva per 2 minuti una sensazione piacevole. Non si tratta di fare acrobazie o di dimostrare quanto sono bravo a ballare, di dimenticare l'altro, e stare insieme in sintonia. Quando la musica sarà finita, ognuno di voi si riprende il foglio la sera, perché sono tutte qua, adesso lasciate tutte le cose, perché non potete lasciate andare con la schiena di lavoro in mano, lasciate la qua in mano, e poi quando la musica è finita, senza parlare per non far sparire questa, questo momento di magia, prendiamo la nostra scheda e sediamo nel nostro posto e aspettiamo che io dica qualcosa, ok? Copie e scendete di comincia. Thank you.
dati, da un lato c'è scritto esta ficha de trabajo pertenece a, e la scriviamo il nostro nome e il nostro cognome che ci siamo dati oggi. Nome più cognome. Flexibilità. Ah, è sparito flexibilità. Come uno vuole, desidera. Ok, fatto questo, senza parlare con il compagno, scendiamo un po' più in giù della scheda e abbiamo un quadratino vuoto, sotto dove c'è scritto la pallina fluttuante. Voglio che tutti voi scrivete durante 2 minuti senza sosta quello che avete visto o che avete sentito o qualsiasi cosa che viene in mente, senza fermarvi. Se vi fermate scrivete la stessa parola varie volte, senza fermarvi. Da questo momento scrivete già nel quadratino della pagina fluttuante. Se ti raccolgo, non so se è più, finito il tempo, non si può più scrivere, e vedo qualcuno scrivere, lo boccio, c'è scritto. Ok, adesso, con la persona che abbiamo vicino, decidiamo se lo vogliamo leggere o meno. Quindi con la persona che abbiamo accanto ci scambiamo questi... Qualcuno di voi pensa che quello che ha scritto il compagno è bellissimo? Sì. Qualcuno di voi vuole chiedere il permesso al compagno di leggere ad alta voce? Volevo sentire solo due. Chi vuole proprio leggere quello che ha? Qualcuno vorrebbe leggere quello del suo vicino? Il tuo vicino è d'accordo? No. Sì. Ok. E anche là. Ok, noi due. Allora, però da me. Ma vedi che mi piace il tuo microfono? Mi pare che sarebbe il vuoto. Sono d'accordo se non riesci a leggere la mia... Ok, mi fai da sentire io. Onda continua senza sosta e senza direzione precisa, continua, ondulante, piacevole, cullante, senza pressione e senza paura, interno piacere, brividi, onde come onde di mare a cui splenda il sole nel cielo terso. Serenità ed energia, frutto, si lascia andare, non subito, ma piano piano. La mente si rilassa, si fida, trova un mondo interiore ideale. Forse solo immaginabile. Ma in questo momento, concreto, reale. Può diventare una cosa bellissima. Adesso vi faccio vedere due registrazioni video che ho fatto con gli ultimi insegnanti, anche se non sono spagnoli, uno di loro è amico, il primo. Ho trascritto in spagnolo quello il testo dal quale poi hanno fatto questa lettura drammatizzata, corale, in gruppo. Per preparare questa cosa ci è voluto l'attività della pallina, cioè 5 minuti. E poi ho dato questa fotocopia che sta girando sta girando in spagnolo, quindi dico, io l'ho tradotta dalla pagina 79-80 del libro di Mark Carmo, che avete nella bibliografia che vi consegno, lo potete tradurre dallo spagnolo, se lo volete fare dall'inglese, deve essere da questo libro che sta qui in italiano sicuramente. E quindi l'unica cosa che ho fatto è stato creare dei gruppi. Questi gruppi hanno deciso quale dei testi era più facile o più bello o più emotivo da leggere, e hanno avuto 10 minuti per preparare questa lettura corale. Quindi il testo che parte il primo, vedete
per niente poetico, però il risultato vedete, c'è relax, si capisce cansanzio, preghiera, sotto il quadro della pagina fluttuante c'è letture drammatizzate in lungo, video, e c'è scritto il primo relax, cansanzio, cioè stanchezza, preghiera, feccità, non si vede. Voglio aspettare, sto per inciampare, sopra, sotto, adesso mi fermo, dove vado? La palla si rompe e io mi perdo, stanchezza, inciampo, pesto, scusa, non so che altro scrivere, non bisogna fermarsi, scrivi, scrivi, io solo so che non so niente. Vede, non è un testo proprio, però vede se posso dire bello adesso. E il secondo è qualcuno che ha una visione meravigliosa di una farfalla, sono stata una farfalla di colore sopra colore, monte si vaglia, se una foresta e una rossa io un tramonto. Via, ho visto altre farfalle, cantai con loro, ci muovevo, se pensavo, bla bla bla. E poi vedete, vi faccio vedere il risultato di questa cosa, che adesso potremmo fare qui. Però per esempio fai così per fare altre cose, anche perché è proprio, cioè, veramente facile da immaginare. Scusa, ma ho capito se ognuno legge la propria, quello che ha scritto. No, allora, una volta che loro hanno scritto questo, si mettono in gruppi, chi vuole condividere quello che ha scritto, come avete fatto voi con la persona accanto, lo legge ad alta voce. Dopodiché ricevono questa fotocopia, avete tutti questa fotocopia, sì. Come leggere, drammatizzare un testo, no? Ce ne sono... Dove stanno? E quindi è una cosa che dice solo, ricordati del respiro quando leggi, gioca con il volume, gioca con diverse cose, diversi elementi, il ritmo, la velocità, il tono. Per esempio effetti che possono essere belli, l'eco, tutti insieme, due frasi, uno, no? Queste cose. E poi scelgono, in base a adesso sanno lo scopo che devono fare, scelgono quale di quelle che sono state offerte può venire più bella. Lavorano 10 minuti, dopodiché il resto della classe chiude gli occhi e ascolta questo testo scritto da loro. Decidono anche in gruppo chi legge. Adesso vedete, sono tutti, è una lettura corale, tutto il gruppo legge. Che veramente dà uno stimolo breve, no? Da una cosa che linguisticamente veramente, no? I ragazzi possono dire, se una volta che fanno questo, se poi tu gli chiedi un giorno a in classe, io so delle bacchettine e faccio dei giochi. Facciamo dei giochi con le bacchette, così. Adesso, dopo che hanno fatto questo, qualsiasi cosa che porti in aula, sanno che quello che stiamo per fare ha uno scopo linguistico chiaro. E la cosa più bella è che il testo dal quale sono partiti è veramente un testo che è uscito da qui, vissuto, e in più non tutti... Cioè il fatto che si mettono in gruppo e decidono quale testo legge e che poi tutti fanno parte di questo capolavoro artistico rende tutti partecipi e non c'è nessuno che si sente fuori o che si sente che non è stato bravo. Tra l'altro io ho fatto la prova e qualche volta ho fatto fare tutte le letture di un gruppo e era incredibile perché uno diceva ma questo è bellissimo, ma quando facciamo il mio, ma quando facciamo il mio, e erano tutti belli. Perché sono tutti belli, anche perché solo le parole, la stessa parola che scrive, non so 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 che scrive, può diventare una cosa incredibile, no? E quindi vi volevo offrire questa attività. Da questa attività poi mi è nata un'idea che ha avuto un grande successo, che è stata fare la stessa cosa con testi di poeti famosi, no? E allora a Cervantes, dove io lavoravo all'epoca, hanno bandito un concorso, una gara internazionale di recitazione di poesie di Lorca, perché era il centenario così. E alcuni studenti di diversi livelli, di diverse
concorrenza, c'era un premio e c'erano questi ragazzi di diversi livelli. Quando sono andata a leggere le basi del concorso, era tutto in funzione della pronuncia, secondo me non c'era nessuno spazio per la messa in scena o non so, l'interpretazione. Allora io ho fatto la proposta, siccome alcuni dei miei studenti volevano partecipare e io già stavo immaginando questa cosa squallida che in direzione arrivavano là e diciamo verde che ti chiedo verde, verde capo, verde capo, io ho detto no, facciamo così, creiamo un gruppo di lavoro, chiamiamo tutti quelli che vogliono partecipare. Ho investito 2 ore del mio tempo facendo esercizi per creare il gruppo, esercizi di questi che vi dico, trovate in boalo, questi esercizi di gruppo, il nodo, no? Queste cose che si fanno negli scout, queste cose così divertenti, no? Abbiamo fatto esercizi, la farina, queste cose qua, la bottiglia ubriaca, poi anche di creare cose tutti insieme con i giornali, per esempio, prima uno c'è il giornale da solo, inventa una cosa, poi 2, poi 3, poi 4, tutto il gruppo crea una cosa, no? Esercizi così che trovate in tantissimi libri pensati per la scuola, teatro nella scuola. Perché che c'è? Non c'è una bibliografia specifica di attività teatrali dell'insegnamento dell'italiano. Ma in realtà, veramente, questi libro di Alan è fantastico. Però le attività migliori si trovano in questi altri libri che poi io sfoglio e se io mi vedo, dico questa è bella. Devo avere un grande vantaggio di possibilità per scegliere quelle che si attingono a me, che io mi vedo, che penso che possono andare. Perché come diceva Ara, se non ce lo convinti non lo fai. Quindi quell'attività che vedi ti innamori e dici la faccio. E mi sono persa. E quindi 2 ore di tempo veramente che ho messo questo gruppo così. E dopodiché ognuno ha espresso, prima di tutto hanno scelto loro la poesia e quindi già in base a questo, perché hai scelto questa e non hai scelto quest'altra? C'è stato un buono studio in periodo che andate a casa, è vero, perché ho scelto questa, ci sarà una ragione, no? Mi piace particolarmente perché. Poi il giorno dopo ci siamo rivisti e ognuno ha detto, ha espresso un desiderio, io la vorrei recitare così, no? Mi immagino che io, capito, vestito alla l'orca di nero con il così, e io molto così, lo voglio fare così. Ok? Ti serve qualcosa? Sì, sarebbe bello per esempio che uno di loro si siede qua e mentre io recito, lui e me che legge, che pensa, che scrive. Ah, benissimo. Quindi tutto sì. Noi ti aiutiamo, siamo qua per aiutarti. E il risultato è stato sconvolgente. Veramente? E il direttore c'è già messo un'ora per decidere chi dava il premio perché erano tutti molto belli. Vi voglio far vedere piccoli brani di questi e poi vi voglio che indovinate a chi hanno dato il premio. E questo, mentre noi prepariamo il disco, fate i compiti di spagnolo. E la prima domanda della scheda, la prima dove stava la pallina, ok? I nomi, vediamo in equilibrio, incantata chi spiega come si chiama, e scrivi alcuni dei cognomi proposti dai tuoi compagni. E poi io vi propongo in quelle note fare una riflessione come quella che faceva Ala. Però invece di che cosa ho detto, voglio che scrivete che cosa ho fatto in queste due attività, che cosa ho fatto, come mi sono sentito e se questa attività, queste due attività, mi possono servire a qualcosa. Ok? Che cosa ho fatto? Dove volete scrivere? Dove volete una riflessione su queste due attività? L'attività dei nomi e l'attività della pallina. Che cosa ho fatto? Come mi sono sentito? Mi può servire a qualcosa? Allora, vediamo i compiti di spagnolo. Come avete scritto? Paciencia. Agencia. Esatto, bravi. Come si scrive seguridad? Con G, sì, G. Come si scrive confianza? Con Z del zorro. Allora, vedete, anche Alan parlava della riflessione post-partum.
della riflessione post-attività teatrali. E questa idea della scheda è nata perché, beh, io adesso il venerdì, io è da un po' di tempo che non insegno più normalmente perché a Bruxelles non c'erano molti studenti e siccome c'è la crisi io mi sono inventata il mio lavoro. Ti dico veramente, con le tecniche teatrali si può campare. Sì, veramente. Voi siete tutti stati studenti in scuole di lingue, vero? Basta immaginare che cosa avrei voluto fare io quando ero studente, no? Oh, mi sarebbe piaciuto queste attività culturali invece di le solite cose, che mai mangiare, no? I piatti, così. Oh, perché non mettiamo insieme studenti di diversi livelli e li facciamo fare attività per conoscersi, per lasciarsi andare? Tra l'altro è l'unico modo di veramente andare fino in fondo nelle tecniche teatrali, perché in un corso normale io riesco a fare 10, no? Invece così io adesso ogni venerdì c'ho il mio corso che ho chiamato conversazione, perché sennò non si vendeva, conversazione e gioco teatrale, ok? Nel mio gruppo c'è la crisi, c'è la crisi e gli altri corsi speciali si sono chiusi, il corso di musica, il corso di cinema è andato con 4 studenti. Nel mio corso si sono iscritte 26 persone, 18 studenti di diversi livelli e gli altri nativi, sono spagnoli. Sono spagnoli, la metà di questi sono insegnanti che vengono a trovare attività che poi possono fare nell'aula e l'altra metà vengono per cominciare il fine settimana in un modo diverso, anche per superare inibizioni, come uno che va a fare un corso di teatro. Poi ho avuto anche un'idea buona, facciamo la pausa cena. 20 minuti, ognuno c'è una lista, in questa lista ogni volta tocca a 2 o 3 preparare, portare da mangiare. E quindi l'aula, mettiamo da mangiare a terra e mangiamo e conversiamo, la conversiamo così. E veramente questo, cioè, è il mio lavoro adesso. E io là, siccome abito a Bruxelles, e a Bruxelles c'è una cosa fantastica che si chiama impro, che è uno sport. Fanno lo sport dell'improvvisazione, è incredibile. Questa cosa è nata in Canada e da Canada è arrivata a Parigi e da Parigi a Bruxelles, e a Bruxelles ha avuto un grandissimo successo. Sono 2 squadre che si incontrano in un posto vuoto, in un ring come di box, di pugili, no? E con le magliette, con i numeri, è molto di andato di scelte, però partecipano anche a tutti, no? E va, c'è un arbitro che dice, ok, categoria alla James Bond, titolo Il naso del re, tempo 3 minuti, 2 di ogni squadra, via. E quindi 2 persone di una squadra entrano, cominciano a fare qualcosa, poi entrano gli altri, si fa un'improvvisazione, c'è il pubblico che c'ha una pantofola quando entra la mente, che se non piace quello che l'arbitro fischia e la lancia l'arbitro, non la andiamo a fare. E quindi io ho visto che c'è questa passione, io ho partecipato, unica non francofona, in uno di questi corsi, perché volevo vedere come si sente uno che è a un livello intermedio, e ho pensato, io questo lo faccio con i miei studenti, cioè questo veramente può essere il futuro mio a Bruxelles, posso guadagnare la vita così. E sta andando veramente ogni settimana, io adesso ho creato una pagina web a Google dove dopo la lezione metto tutti i video. Ogni volta, io sono molto organizzata, ogni volta uno registra, poi io li metto in internet e li scarico così, e poi possono accedere a questo posto, possono vedere tutte le attività, faccio la descrizione delle attività per gli insegnanti, e faccio questa scheda che porto in aula, la tengono là, e per esempio se si tratta di descrivere la casa del tuo compagno, l'attività successiva, no? Loro lo scrivono e io glielo correggo, cioè continua la settimana di lingua, no? Attraverso questo spazio. E ci sono là tutti i video, non vi posso invitare a entrare a vedere tutti i video che stiamo mettendo perché è uno spazio nostro, diciamo, intimo, però pensavo si potrebbe fare uno spazio così per gli insegnanti che siamo interessati a scambiare idee. Ve lo farò sapere, lo farò, perché questo voglio fare. Quindi dico, tempi di crisi, attività teatrali, lavoro. Uguale a lavoro. E anche attività fuori dall'aula, perché questo è l'altro messaggio che vi voglio trasmettere.
raccontare anche con le altre, con gli altri insegnanti. Poi c'è la fotocopia, questa non l'abbiamo data, ho preparato una fotocopia con queste iniziative che ho portato avanti, chiamata Spunti per attività fuori dall'aula. Pensate a questo video del recita di poesia, non ve lo faccio vedere, vi faccio fare un'ultima attività che è più bella. E questo video vi dico, ha vinto una ragazza che ha fatto la recita di una poesia di Lorca con il linguaggio dei sottomuti. In faccia a Cervantes che voleva fare solo dare voto alla pronuncia. Lei ha fatto tutta così ed è stato veramente incredibile, bellissimo, bellissimo. Un altro ha fatto uno spogliatoio, verde che mette lo verde, si è vestito con 10 cose verdi, uno spogliatoio. Si toglieva ogni verso una prenda. Spogliarello. Anch'io come Ala faccio i miei errorucci, va? Ok, allora, siccome manca io, questo è il laboratorio più breve che ho fatto nella mia vita, il più numeroso e il più breve. E sono stata, come diceva Ala, quando Christopher mi ha fatto la proposta, io ho detto sì, chiaro, ho 150 persone, bellissimo, sì, lo faccio, farò una cosa con PowerPoint, con tutti quanti, farò un discorso così. Ci ho lavorato 2 settimane, ma non mi ci vedevo, e alla fine ho detto no, facciamo delle cose, però effettivamente, cioè, 3 cose mi posso dare, non di più. E quest'ultima attività che vi voglio proporre, non è mia, questa è di un signore che si chiama, sta nella piccola bibliografia che sta dietro qua, che non è una bibliografia, purtroppo io ero convinta che dopo tutti questi laboratori e dopo l'intervento di Ala ci fosse già una bibliografia, ho pensato non mi voglio ripetere e non ho fatto una bibliografia, ci sono alcuni titoli italiani, per esempio c'è una scrittrice che si chiama Sigrid Loos, che non so perché scrive in italiano, Sigrid Loos, che ha dei libri di giochi meravigliosi, giochi non competitivi, che io uso molto. Sigrid Loos con 2 O. 2 O. L-O-O-S. Sigrid Loos. Quale sta qua. Quale sta là. Sì. E poi ho messo qua con Dovica io per quelli che possono leggere in spagnolo. Perché è un libro sull'improvvisazione, su questa cosa che vi ho spiegato del match, spiegato benissimo, le attività lasciano un po' a desiderare, alcune sono meme, altre un po' così, però è un libro molto importante. Quando vi capito l'ultimo sul match di impro, ma è solo per gli ispano capienti. Ah, il poliziotto della maschera. E che ce ne... gli uacci sono 2 magnifici, il poliziotto della maschera e l'arcobaleno dei desideri. Per cominciare, il poliziotto e la maschera, dopo l'arcobaleno dei desideri. Quello che c'è nella bibliografia va meglio. Sempre nella media, sì. Ok, devo dirvi già questa. L'altra persona che vi dicevo, questa attività che vi propongo, è di David Hatfield. C'è un libro in inglese che si chiama Spontaneous Speaking. E io l'ho visto a lui a Londra, abbiamo fatto questa attività e mi è sembrata molto bella, l'ho proposta in classe diverse volte e funziona molto bene. Allora, io adesso devo andare a prendere una cosa che ho qua. Mi prendi un attimo il microfono. Vedete tutti? Lo metto qua al centro. Lo metto qua, eh? Attenta, ok? Questo è Ugo. Ugo. È molto carino. È rosso, anche se adesso ha un po' di colore. Quando io mi metto in vino, gli do da mangiare, sapete queste polverine
Non parla, è tranquillo. Me l'hanno regalato i miei figli. E a me non piacciono gli animali, però, insomma, questo va bene. Mi ascolta quando torno dal lavoro, mi gira attorno. Poco fa gli abbiamo comprato una piccolina, però non era molto d'accordo, alla fine la piccolina è molto bella. Una volta l'ho portato in casa e lui è saltato da fuori. E per fortuna Nicolas, il mio figlio più piccolo, l'ha preso proprio e l'ha rimesso dentro. E avrà detto quasi 2 anni. Ok? Ugo, lo metto là. Qua. Ugo, è vero o è falso? È vero. Alzate le mani quelli che pensate che è vero. Alzate le mani quelli che pensate che non è vero. Ok, ci sono molto scettici. Non è vero, non ho nessun pesciolino. Non abbiamo un paio in casa, proprio no. Ok, adesso, così come all'inizio vi dicevo, le tecniche teatrali possono servire per creare un mondo fantastico, reale in aula, vi do la possibilità o di ricordare una questione alla quale vi siete affezionati, non c'è più o fuori c'è, in una compagnia, oppure di immaginare di avere finalmente quel coccodrillo, un elefante. Questa è la cosa bella delle tecniche teatrali, che veramente ci permette tutto. Quindi adesso io vi faccio delle domande alle quali voi rispondete mentalmente, ok? La prima domanda è qua. Che animale di compagnia avete portato qui in aula? Ognuno pensa al suo animale, ok? Come si chiama? È tuo o non è tuo? E la ci avete portato di un amico, di un vicino? Maschio o femmina? Grande o piccolo? Che senti quando lo tieni in braccio o quando lo carezzi? Chissà, riccio! Ha un odore speciale? Quanti anni ha? Come sei riuscito ad averlo? Come è arrivato da te? Come si comporta? Che cosa mangia? Ha qualche vizio? Che cosa ti piace di più di lui o di lei? C'è qualche aneddoto, qualche cosa interessante da raccontare di questa piccola bestiola? Ok. In ogni testa adesso c'è un mostriciattolo, c'è un animale. E questa classe all'improvviso si riempie di tutti questi animali. Adesso voglio che andate nello spazio di lavoro con il vostro animale e passeggiate, così come avete fatto prima, camminate con il vostro animale. Questa volta sì, che guardiamo, noi abbiamo un uccellino qui e camminiamo un uccellino, ma guardiamo attorno se ci sono delle banche o così. Vediamo un po' di giro con i piedi e al passeggiare. Ok, comincia a vedere cammelli. Pulci, lumache, gorilla. Ok, continuiamo a camminare, deve essere ben evidente l'animale che abbiamo in mano. Momento di silenzio, momento di silenzio. Adesso, mentre andiamo in giro, ci troviamo una persona che è un animale interessante e gli facciamo tante domande per capire come. Perché dopo, quando io dirò via, vi scambierete gli animali e li scambierete. Quindi andate in giro, velocemente, in 10 tempi dovete trovare la vostra coppia. 10. Allora, esattamente un minuto per conoscere l'altra mascotta se ancora non avete fatto lo scambio, e dopodiché, un minuto e dopo, vi cambiate.
le mascotte non si dice mai, le mascotte, e tornate al vostro posto. Quindi un minuto, quando io vi do tempo, prendete la mascotte. Lavorano sempre tutti, quasi sempre. Adesso vi facciamo intro, no, però dopo questo allenamento io dico due volontari, anzi non dico due volontari, diciamo sempre due prima volontari. Quindi questa è anche una cosa interessante, che non è molto, cioè lavoriamo tutti insieme, poi c'è quella riflessione linguistica dopo, tornano durante la scheda, descrive la mascotte del tuo compagno, lo scrivono, magari io poi lo vorrei, eccetera. Ok, voglio che un volontario, qualcuno che mi voglia presentare la mascotta che ha conosciuto, uno solo. Ok, là. Si chiama Mento Piolino. No, credi la fai? Un momento, dobbiamo aspettare. Io ce l'ho il microfono. Dobbiamo aspettare che finisca, non possiamo dire se è vera o falsa, sì o no. Ascoltiamo e poi io vi domando, ok? Si chiama Tabita, è una piccola femmina di drago, è molto, diciamo, è piccola ancora, però già ingombrante, ama i cani di grossa taglia, e vuole giocare con loro, e rimane in casa volentieri, però insomma vuole uscire, sì, ecco. No, in casa no, mi rovina. È in giardino, si scusa, è lei la cosa. Ah. È vera o falsa questa mascotta? È vera per lei, no? Questa attività parla, no? Di ognuno di noi, dei nostri sogni, dei nostri affetti.